Caro Matteo, cari amici della Lega, non posso essere con voi oggi a Pontida. Abbiamo anche il nostro raduno di fine estate. Ma non siamo molto lontani. Siamo a Nizza con Marine Le Pen e tutti i nostri amici per portare speranza alla Francia. Come forse sapete, dopo la grande vittoria del Rassemblement National alle elezioni europee di giugno, Emmanuel Macron ha pronunciato lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale. Dopo queste elezioni, ora formiamo il più grande gruppo del Parlamento francese con 126 deputati. Per impedirci di governare, Macron e la estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon ci sono alleati e sperano così di mantenere il potere il più a lungo possibile. Non funzionerà. La nostra crescita è fulminea e la nostra vittoria arriverà. In Francia, ormai, niente può essere fatto senza il Rassemblement National. Lo abbiamo visto nei Paesi Bassi, in Austria, in Ungheria, in Francia e anche in Italia. In tutta Europa, le persone si battono per la propria prosperità, sicurezza e identità. Saluto anche André Ventura, my friends, dal Portogallo, che è tra voi. Matteo, voglio congratularmi con te per la tua azione, per i risultati che hai ottenuto e ribadire tutto il mio sostegno di fronte alle persecuzioni giudiziarie che stai subendo. Cari amici, Matteo è attaccato dalla sinistra perché ha fatto il suo lavoro e ha protetto i confini dell'Italia. C'è un'inversione di valori. Sono queste ONG, militanti di sinistra, complici dei trafficanti di migranti e di esseri umani che dovremo oggi sedere sul banco degli imputati, non Matteo. Al Parlamento europeo con il gruppo Patrioti ora rappresentiamo un gruppo potente, rispettato e ascoltato. Sono onorato di avere il nostro fianco, i nostri storici amici della Lega, con i quali abbiamo costruito questa alleanza ormai diversi anni fa. Saluto anche il mio amico Geert Wilders, nostro alleato di lunga data, presente oggi con voi, e lo congratulo per le sue recenti vittorie nei Paesi Bassi. Rivolgo anche i miei auguri di successo e il mio più profondo rispetto a Viktor Orban, con il quale ora formiamo insieme la terza forza del Parlamento europeo. Grazie Viktor, merci Viktor, per il tuo coraggio. Ci ritroveremo con piacere tra pochi giorni a Bruxelles. Insieme continueremo a difendere i nostri valori occidentali e la nostra civiltà europea. Buon lavoro a tutti. Viva Matteo, viva la Lega, viva l'Italia e vive la France.